La giunta della Camera di Commercio di Cuneo l'ha eletta all'unanimità vicepresidente in rappresentanza del settore industria. Innanzitutto è soddisfatto? Certamente sì, e un ringraziamento doveroso va al presidente Ferruccio Dardanello e a tutta la giunta che hanno voluto darmi e conferirmi questo incarico e riporre in me questa fiducia. Cercherò di essere all'altezza del ruolo di cui mi hanno dato il riconoscimento. Cosa può fare, a suo parere, la Camera di Commercio in un territorio vasto come quello della provincia Granda? Noi viviamo in un territorio che è strepitoso, un territorio che ha dimostrato in questi anni dei numeri veramente importanti. Basti pensare che abbiamo nella parte della disoccupazione delle percentuali che sono metà di quelle del Piemonte, e contribuiamo al prodotto interno lordo e alla ricchezza regionale per un 14%, quindi abbiamo sicuramente una delle posizioni di vertici. Abbiamo qualche ombra che in questi anni è uscita, ma anche l'emorragia delle imprese che hanno in questi anni cancellato ovviamente dal registro imprese la loro permanenza in quanto hanno chiuso o per altri motivi si è fermata. Abbiamo circa 85.000 imprese iscritte, quindi direi che è una Camera di Commercio veramente importante, vanta elementi fondamentali anche in termini di efficienza. Basti ricordare che in un giorno riesce a evadere le pratiche e principalmente paga i suoi fornitori in 13 giorni, quindi credo che siano elementi di efficienza che questa struttura ha dimostrato. Parallelamente ha dei compiti istituzionali nella filiera, la Camera di Commercio è per definizione la casa delle imprese e di conseguenza ha anche un'attività attiva, proattiva, in sinergia con le altre istituzioni per contribuire alla ricchezza del territorio. Ha citato tra le prime la disoccupazione, quali sono a suo parere le prospettive per il prossimo anno? Le prospettive stanno migliorando, una percentuale del 5,3% di disoccupazione è quasi fisiologica, ovviamente se facciamo un paragone con qualche anno fa avevamo percentuali ancora più basse, ma ci pone questa al terzo posto a livello nazionale e quindi credo che è una provincia che ancora una volta ha dimostrato un modello industriale importante, ma principalmente è la rappresentanza di un territorio straordinario.